linee di trasporto pubblico interregionali, nazionali ed internazionali di Tiburtina presso il nodo Nannina. Io chiedo un attimo se è possibile, c'è la consigliera De Chiara, vuole un attimo? Avrei bisogno di una sostituzione. Ma va bene, ok, quando torna mi sostituisce, non c'è problema. Sì.
fermati per oltre un'ora in capigruppo, perché appunto è in fase di, diciamo, di stallo la possibilità di convocare, quindi altrimenti questo atto sarebbe stato dibattuto e quanto verrà detto in questa sede sarebbe già stato reso noto alla proponente. Oggetto: blocco di localizzazione, autostazione, linee di trasporto pubblico interregionale, nazionale ed internazionale di Tiburtina verso il nodo Nagnina. Premesso che con deliberazione 189 del 6
fatto dal Comune di Roma sarà un flagello per tutti quelli che arrivano soprattutto dal sud. Una madre che arriva di notte a Taragnina e dovrà recarsi in qualche ospedale o addirittura dovrà fare il cambio per andare a prendere un treno ad alta velocità per raggiungere Firenze o altre città italiane, sarà costretta, come dire, a avventurarsi in un panorama non molto conosciuto. A dir poco, sapete bene che la zona di Taragnina non è che sia così sicura, a parte le telecamere, avere le sorveglianze, tutto quello che c'è. L'altro giorno il video che ha mandato la Presidente a tutti i conoscenti evidenzia come di notte c'è un panorama molto grave tra i giovani, tra persone che non riescono ad avere un comportamento quanto corretto. Per questo motivo io ripeto e dichiaro nel presente consiglio che sono favorevole a prescindere dalla presentazione, perché non da ultimo qualche parlamentare si è rivolto ai presidenti delle regioni Campania, regione Molise, regione Calabria, per fare un appello alla sindaca di Roma affinché venisse invertito questo progetto, che venisse discusso e affrontato in modo diverso. Ciò nonostante, leggo che invece i lavori sono stati avviati per già preparare due stalli per i bus che arrivano dal sud. Si cerca di frenare il Campidoglio, ma mi sembra che un atto del genere vada nella direzione giusta. Non ne sono sicuro, però intanto come piccolo parlamentino del municipio che contiene e ha l'autorità su questa porzione di territorio, ritengo giusto votare questo atto. Grazie. Ci sono altre dichiarazioni di voto? Consigliera Biondo. Grazie Presidente. Abbiamo parlato di questo problema da molto tempo anche all'interno della terza commissione del municipio. Mi sembra che sul fatto che bisogna scongiurare lo spostamento del capolinea da Taragnina ci sia una convergenza anche tra maggioranza e opposizione. Nonostante questo, però, il Comune di Roma non ha dato ancora rassicurazioni circa il fatto che verrà evitato questo spostamento nel nostro territorio. E quindi io penso che comunque tutte le volte che ci si presenta un atto e quindi bisogna decidere da che parte stare, è importante ribadire che questo Consiglio e quindi nel nostro caso il Partito Democratico è contrario allo spostamento del capolinea da Taragnina, per questo voteremo favorevolmente. Virginia. Grazie Presidente, come già detto io non faccio parte della Commissione che si è occupata di questo dossier. Seguito da vicino in maniera approfondita, però per quanto ho potuto informarmi anche in vista di questo atto oggi presente in Consiglio, chiaramente non possiamo che votare favorevolmente a questo atto. Mi dispiace ovviamente che ci sia un'astensione da parte della maggioranza, visto che c'è, come ha detto anche la collega Biondo, una tendenziale convergenza su questa necessità di scongiurare ipotesi di localizzazione, per cui insomma è chiaro che Guido diceva che è retorica, però insomma comunque la politica nell'ambito di scelte di indirizzo può anche ripetersi e avallare e confermare la propria posizione, quindi io in realtà speravo un'adesione, vista la tanto vituperata convergenza su questo tema. Comunque noi voteremo, io voterò favorevolmente. Siano state fatte tutte le dichiarazioni, quindi possiamo andare in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?
tipo a gennaio 2019, quando durante l'inverno scorso, tra novembre 2018 e febbraio 2019, nella nostra città sono morte 15 persone per il freddo, perché dormendo per strada sono morti assiderati, e quindi abbiamo sentito l'esigenza da gennaio di cominciare a programmare quella che poi ogni anno viene chiamata l'emergenza freddo, come se appunto in questi giorni, tutti gli anni non ci fosse un abbassamento delle temperature fisiologico. A suo tempo quella mozione fu bocciata perché ci dicesse che si stava già lavorando ad un piano per il freddo. Noi avevamo anche preso a modello alcune esperienze dello scorso inverno che si erano fatte in altri municipi, dove era stata messa a bando la possibilità di aprire degli spazi che fossero municipali o meno, però per l'accoglienza dei senza fissa dimora, e per mettere in atto un percorso di reintegrazione di queste persone. Quell'atto fu bocciato proprio perché ci dicesse che si stava già lavorando. Oggi però siamo a metà dicembre e ancora il nostro municipio, benché io sappia che qualche tentativo è stato fatto, e questo ovviamente sarebbe scorretto non citarlo, però ad oggi il nostro municipio non ha messo in piedi nessun provvedimento strutturato per l'accoglienza dei senza fissa dimora nel nostro territorio per questo inverno. Io dico questo perché, come molti di voi sanno, noi abbiamo fatto un'esperienza
persone belle che hanno avuto qualche sfortuna nella vita, che si ritrovano la sera a riprendere, spesso nascosti dei sacchi a pelo, e dormire precisamente al galleristetto. Cioè stanno quattro, uno addirittura per riscaldarsi da un cane nero che tiene con lui gelosamente, quindi ha delle esigenze particolari. Il programma del freddo non l'ha toccato mai perché continua a dormire, adesso non riescono più a dormire a terra e hanno trovato un sistema più confortevole, hanno pensato bene di prendere qualche tavolo e qualche attività commerciale e dormire un po' più sollevati rispetto al terreno che è bruscamente freddo. Proprio per questo volevo sollecitare e considerare positiva questa mozione che corre l'obbligo da parte di tutti, comunque, visto che l'iniziativa a rafforzare nulla vuole sottrarre a quello che già viene fatto, gli sforzi che vengono fatti per l'inverno e la programmazione già avviata. Quindi sostengo questa mozione e dare risposte più puntuali, concrete per il quadrante che io conosco. Questo è quanto mi sento di raccontare a quest'Aula. Magari mi riservo nella dichiarazione di voto di esplicitare ancora meglio la dichiarazione. Grazie. Sì, altri? No. Non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto. Consigliere Bianchi. Io ringrazio il consigliere Ferraruta per aver detto quello che in parte. Questa stessa mozione era stata presentata a gennaio e è stata bocciata. Tutt'al più potrà essere, diciamo, ridondante, ma di certo non sarà stato inutile esplicitare che il Consiglio del Settimo Municipio, tutto insieme all'unanimità, si preoccupa di un problema così importante, di cui purtroppo non si preoccupa nessuno, perché come sapete i senza tetto non votano, non partecipano alla vita sociale e politica e quindi troppo spesso vengono dimenticati dalla politica. Altre dichiarazioni? Non ricordo di aver discusso di
due eventi nuovi in due territori che avevamo identificato facendo dei sopralluoghi con dei responsabili IAM, uno nell'ex nono, nella parte diciamo del quartiere Nuova Tor Vergata, in via Ferruccio Ulivi, e l'altro in via Torbato Cortifiocca, nel parcheggio di Villa Lazzaroni, quindi nell'ex nono. Queste iniziative hanno avuto un ottimo riscontro sia in termini di affluenza per quanto riguarda i cittadini, sia in termini di materiali riciclati, sia in termini ovviamente di risposta per quello che era il messaggio nei confronti appunto della divulgazione della tematica ambientale che tanto ci interessava. Questo abbiamo rifatto per l'anno 2018, quindi come Presidente mi sono interessata dell'interlocuzione appunto con AMA e siamo riusciti ad avere due eventi nel primo semestre e altri due eventi nel secondo semestre, equamente distribuiti per l'ex municipio nono e l'ex municipio decimo, al fine di consentire quasi una raccolta straordinaria di ingombranti al mese ai nostri cittadini. Nel corso del 2019 non ci siamo occupati dell'organizzazione perché ritenevamo fosse forse il caso magari di rendere istituzionalizzata questa tematica, e quindi oggi siamo decisi a presentare questa mozione che chiede alla nostra Presidente e agli assessori competenti di mettere in campo le sinergie necessarie alla realizzazione di tali appuntamenti di raccolta straordinaria domenicale, eventi di raccolta aggiuntivi rispetto all'ordinaria programmazione proposta da AMA SPA. Infatti vorremmo ricordare appunto che lo scorso anno sono state organizzate 5 raccolte straordinarie nell'ambito del suo quartiere non è una discarica e ben 4 grazie a questo nostro intervento.
questione. Non siete esperti. Prima della guerra eravamo nella stessa trincea, praticamente insieme, perché sapete come abbiamo sempre lavorato e come ho avuto sempre il piacere di proporre, perché le tematiche della commissione che presiedo sono trasversali, non hanno colore. A monnezza è monnezza. Così come l'autobus, se passa, passa, se non passa, non passa. Non è che quando c'era Alemanno, quando c'era Marino, quando c'erano tutti quelli di prima, non so, io tante cose magari possono ricordarle, però più o meno le situazioni sono quelle. Quindi dicevamo, a monnezza, a monnezza, il rifiuto ingombrante, il rifiuto ingombrante, noi nel poco margine che abbiamo avuto siamo riusciti ad ottenere dei grandi risultati. Quindi questo, no, in accordo con AMA, vi posso dire colleghi, veramente come se fosse un dibattito, ma abbiamo dovuto necessariamente mettere questo, perché io le date che noi abbiamo utilizzato negli altri anni le abbiamo sempre concordate con loro, che noi abbiamo il territorio più grande, il territorio più popoloso, ma abbiamo anche un centro di raccolta, uno solo, ma ci sono municipi in cui non c'è, quindi tocca lottare per questa isola, per questo centro che si sposta, con i municipi che ovviamente non ce l'hanno il centro di raccolta fisso, quindi è evidente che noi non possiamo imporre ad altri una calendarizzazione che noi decidiamo, quindi ciò che noi abbiamo inserito è perché necessariamente noi non possiamo disporre per risorse che sono comunque collegate a una gestione, a una programmazione che tiene anche conto di quelle che sono le esigenze di altri territori che sono ancora più carenti del nostro su determinate infrastrutture. Per quanto riguarda invece ancora la questione, è evidente anche che a livello di correlazione, infatti in accordo con AMA fa riferimento al secondo impegno, quello nel quale appunto le eventuali contestuali coabitazioni tra virgolette di un determinato evento con altre realtà devono prevedere delle autorizzazioni per i soggetti coinvolti, questo a tutela dei soggetti coinvolti e ovviamente dei cittadini che vanno a conferire e che andrebbero a conferire, quindi è ovviamente visto quella tematica, per cui io spero che magari voi possiate magari valutare proprio nel senso di quello che è nero su bianco di risultato di quello che noi siamo riusciti a fare in questi 3 anni. Questo vi sto dicendo, la tematica del bilancio, la tematica di tutto ciò che c'è in strada è una tematica che esula quello che realmente in questa seduta dobbiamo dibattere, soprattutto quello che dobbiamo guardare, perché quello che c'è scritto qui nero su bianco è quello che noi siamo riusciti ad ottenere nonostante i limiti oggettivi
vedremo. Vorrei semplicemente ricordare ai colleghi che sono ancora consiglieri di Roma Capitale, e Roma Capitale con il contratto di servizio è AMA che ha incaricato per questo, quindi non potremmo esimerci proprio perché è così ad oggi. Poi se qualcuno ha idea in mente di qualcun altro, quello magari non mi ce li fate, però ad oggi se dobbiamo consigliere di un municipio di Roma Capitale, quello, ancora la secessione non è avvenuta, quindi noi votiamo favorevolmente, voteremo favorevolmente al nostro atto, grazie. Votazione favorevoli. Consiglio chiude qui alle 11:30.